Va bene. Inizi te, dato che prima ho iniziato io. Sì. Va bene. Vabbè, non penso sia così. Non lo so, se vuoi ritiriamo. No. E dobbiamo alzare però. Penso che decida di solito il perdente, però inizierei io. Va bene, io ho alzato. Va bene, io busso. Eh no, devi alzare. Perché poi baro. No, non sei un barone. No, io non... sinceramente giocare barando per me è noioso. Cioè, anche i tornei ufficiali, tutta quella roba lì, è bello. È bello giocarli proprio ignorante. Allora, diciamo che sono partito abbastanza bene. Non mullico. E giocherei. Che vale, che Logos li adoro alla follia, quindi. Parto con Mandragora già. Quindi vado già più uno di mano. Sì. Vai pure. Che bello. Già mi stai abbastanza addosso per questa cosa qua. Non mi ricordo che mazzo è quello, però. Mi ricordo che è fastidio. Allora. Entra il dominatore. Marte? Sì. Entra il dominatore. Esatto. Entra il frammento. Allora, il dominatore è stordito. Ed entra XXLI. L'aggiusta tutto che dà più uno ogni altra creatura marziano. Ah, uno della nuova. Ogni altra creatura marziano. Sì, anche dell'avversario, Marziano. Però lui è un robot, non è un marziano. Uh-huh. Ricordati. Non che... ogni altra creatura Marte, ogni altra creatura marziano. È importante specificare. E termino abbondantemente così. Termini così. Allora. Io dichiaro sempre i miei amici Logos. Gioco drone. Uh-huh. Un piccolino che quando combatto ti rubo uno. Quando raccolgo archivio. E poi ho la madre che con lei raccolgo. Gioco il mietitore Xantix. Ah, è quello che deve essere che, vicino. Sì. Se di fianco c'ha delle cose. Poi dopo do la pistola a raggi marziana al XX, aggiusta tutto e prendo una scelta. Sembra il con Bob. Poi utilizzo l'azione della shard, sì, e stordisco una creatura nemica per ogni frammento amico. Ne ho solo uno perché conta se stesso. E ti stordisco il drone, il neurodrone. Va bene. Il drone pipistrello. Questo lo lasci stordito, lo destordisco? No, questo lo destordisco ovviamente. E con lui raccolgo e faccio un danno a una creatura per ogni creatura marziana in gioco, quindi lui muore. Ok. E termino così. Va bene. Allora, già. Io dichiaro Santu. Iniziamo con cos'è qui? Luce ascendente. Scelgo una casa e quelli lì vengono stordite ogni creatura di quella casa. In questo caso dirò Marte. E ottengo un ember. Prendila. E io sto cercando gli storditi. 1, 2 e 3. Poi gioco questo. Gli do più una provocazione. Tengo un ember. Gioco questo. Tenermi di. Catturo 2. Termini di indennizzo. Catturi 2 su questa, immagino. Sì. Sulla madre. No, sul. Sul drone. No, sulla madre. Sulla madre. Grande madre. E poi giocherai questo. Che curerei tutti quanti, ma non cura nessuno. E passo così. Sparo 2 danni sulla madre. Non viene. No, non gli dà mica fastidio, non viene morta, questa se ne va al cimitero. Gioco la sciardina delle ombre, che si chiama frammento dell'avidità. Sì. E gioco Ronny Cinturolex, che ti rubo uno. Sì. Se ne hai 7 o più te ne rubo 2. Termino. Allora, io in questo caso dichiaro Diz. Gioco, sposto i danni qui a 2 sui tuoi, li sposto qua, muore Cinturolex, muore. Poi gioco lui che smug, quello lì che raccolgo, ti fa tornare un artefatto in mano, e gioco la frusta dei sogni infanti. E Tobias, e gioco anche questa Marte di nuovo. Sì. Gioco bombardamento orbitale. Cioè fai 2 danni per ogni Marte che rivelo. Ne rivelo 1 e ti faccio 2 danni a qualcosa che Durando potrebbe morire, ma non è niente che possa morire, quindi rimetto i 2 danni sulla madre che mi dà fastidio. Prima o poi la riuscirò ad uccidere. Poi gioco lui. Sì.
che si chiama Riverberatore Nixic. Quello che per ogni vicino tu hai un più due di costo. Sì. Ok. Poi dopo uso l'azione della sciardina e dato che ho due frammenti, ti stordisco uno e due. Dai fastidio queste shard, lasciatelo dire. Ma mi sono broccate la prima volta e destordisco ovviamente tutti i miei Marte e termino. Se uno non ha per controllarle e termino il turno. Da abbastanza fastidio. Finché chiamo Marte, ombre. Adesso quando mi toccherà chiamare Sanctum. Ecco, io 5, li chiamo 6. Io Sanctum. Vai. Allora, faccio una cosa carina. Vedrai cosa. Allora, gioco la Duma. Scusa. Niente. Oh, lei che fastidiosa. È quella che curo. Distrutto, cura completamente ogni altra creatura amica. E pesco due carte. Quindi faccio così. Che mazzo fastidioso. Cioè, questa qui. Sì. La switcho così. Quindi devo combattere con essa. E mi schianto per forza su di lei. No, no, puoi uccidere anche no, lui. No, schianto su di lei. Ok. Così, curo tutti. Quindi due. Io prendo invece quanti danni? Tre danni. Tre danni, quindi due danni. Sì. Perché ha uno di armatura. Uh-huh. Ah, loro due. Lui ha più uno di armatura. Non so dove cacchio sia il più uno armor. Quindi ce lo ricordo. Non c'è ancora, deve uscire con la nuova espansione. Che dei maroni, però. Con la nuova. Ci metto un dado. Con un. Pesco due. Questo è un due. Questo è un due. Pesco due per l'effetto. Sì. Poi. Per il resto del turno le mie creature non subiscono un danno. No, ho sbagliato. Ho letto male. Creatura 1 per ogni. Era comoda, invece ho sbagliato. L'ho letta male. Ok. Giochi il coso e ti prendi una entrambra. Sì. Tutti i miei cavalieri hanno provocazione più uno. Sì, sì. Quindi lui. E mi ricordo che anche nei disc ci sono dei cavalieri, però. Sì, quando li avrò. Colgo. Sì. Raccolgo e. Faccio 4 danni alla madre. Ma pulina ci sta. Cioè, deve morire prima o poi. Adesso con calma, però. Poi raccolgo, ottengo 2. Sì. Poi. Non so se attaccare. Vabbè, intanto uso la sciardina e te ne esaurisco. Cioè, me ne stordisci. Te ne stordisco altri 2 che non si sa mai. Hai rotto le palle con quelle fiori. Già. Se non ho modo di studiare, tanto tosta nel late game. Allora, il drone pipistrello ha più uno armatura e basta. E provocazione. Lo so, infatti ti voglio attaccare col dominatore. Attacco col dominatore, mi faccio altri 2 danni. E raccolgo anche con lui. Sì. Check. Ok, termino. Ah, le shard se me le lasci lavorare sono belle. Io scelgo Diz. Ah, ogni volta che si nasce un artefatto tu mi paghi uno. Ok. Azione, rubo uno. Gioco un artefatto di Diz. E le tue chiavi costano 3 in più. Va bene. 3, 3, 6 e 1, 7. Quindi adesso disco tutti quanti Diz. Vaffanculo e vado pure. Allora io devo pagarti uno per le questioni. Allora 3 e 1, 4. Mancano 5 danni, ma tu me ne fai 4. Sì. Tu me ne fai 4 perché ho uno di armatura. Sì, perché è marziano. No. Allora. Lo gioco non mi interessa. Combattimento. Allora, quello può spostare di là. Fai conto che ho provocazione? Con perché è un cavaliere. Grazie a questa. Sì. Okay. Lui è un cavaliere umano. Quindi lei ha provocazione. Lui ha provocazione, quindi quello non può morire. Più uno di forza, quindi ha un 5. Se vuoi segnarlo, più uno. I segnalini giusti. Sì, mettilo e metti il segnalino. Così. No. Più uno forza. Gli altri non sono cavalieri, sono tutti demoni. Raccolgo. Sì. Allora, intanto io dovrei segarti questa prima o poi. Sì. Però non so se farlo con il dominatore o in qualche altro modo. Vero, ma
me, io sono qui che ragiono, ma finché vado bene, io uso questa per raccogliere. Immagino che muore, no? No. Combattimento raccolto, rimetti in mano, muore lui. Poi raccolgo con lui e faccio due. Sì. Raccolgo con lui e ne faccio un'altra. Uh-huh. E non so se segarti qualcuno o no. Ti attacco lui e mi faccio tre danni. Tre danni. Metto un altro segnalino, ti pago uno. Sì. Tranquillissimamente. Tanto non puoi forgiare per lui. E ti stordisco sicuramente lui. Sì. E sicuramente lui. Ok. Recheck. Allora, io dichiaro Locus e gioco questa. Per essere il turno, quando raccolgo, invece di raccogliere, le rubo a te. Ok. Quindi raccolgo. Sei ancora in check, ovviamente. Però spariamo 3 danni qua, 2 danni qua e 1 qua. Lo tengo neanche. Un danno e lui muore. E rifaccio 2 danni qua. Sì. 3, 3, 6, 1, 7. No, no. Muore lo stesso perché ho questa già. Quindi rifaccio la catena e muoiono tutti. Tranne questo che rimane a 1. Sì, ha 2 danni. Gioco la sua gemella. Va bene. E gioca questa. Illusione. Non mi ricordo cosa fa. Illusione. Scelgo una. Rivelo la prima carta. Scegli una casa. Rivela la prima carta del mazzo. Sei di quella una casa. No, ne ottengo un Ember. Ok. E per, è l'archivio. Ok, ok, va bene, va bene. Se no, la scarto. Sta a me? Sì, io pesco più due. Sanctum, è ora. Allora, intanto forgio. Sì, qua non abbiamo ripristinato le chiavi. No, io sì. Te sì, io no. Vabbè, prima chiave a. Che barone, ragazzi. Due, io sì, io ho già vinto. E sei. 6, forgiata la prima. Io gioco il custode della porta. Te me le dai tutte finché non ne rimani 5. Va bene, te le regalo. Su di lui. Gioco lui che è illusione azione cattura 2. Gioco un Sir Marrows. Bordan il Redento si chiama quello di prima. Uh-huh. Bordan il Redento. Un Sir Marrows. Marcus il Marchiato. E un altro Sir Marrows. Ogni volta che raccogli vanno su uno di loro due. Due sembra, sono abbastanza. E poi gioco anche un sigillo. Ah, un sigillo, non pensavo un altro di. No, no, un sigillo che posso utilizzare. È finita la mano, mi sa? Sì, avevo solo quelli. Avevo solo. Termino e rifullo. Io dichiaro Dis. Gioco loro due. Due imp della polvere. Ti faccio costare chiave 3 in più. Non è un grosso problema. Uso questo per usare una creatura amica. Attivo. Picco lei. Puoi anche usare la. No, no, non è un'azione. No, no, è raccolta. Con chi attacchi? Con chi attacchi? Questo con questo. Ok. Non mi piace. Adesso con questo picco questo. Ok, 2 danni. Passo. Non vengono inflitti danni alle creature amiche. Ogni volta che attacco ti catturo uno. Vabbè, siamo forti, Jack. E già qua sono 2. Bene. Cominciamo. Vadi, vadi. Cominciamo la festa. 3. Una madre. Ehi, una madre morta. Tornano le mie sardine a casa. 5 altra madre morta. E quelle me le sono levate dallo spiripacchio. Dallo spiripacchio. Dallo spiripacchio. 4 danni. Questo non puoi, devi attaccarla lui. C'hai ragione. 4, 5, gli devo fare 6 danni però. Che fastidio. Quindi, bene. 5 danni. Spacco lei. Spacchi lei. E con i due Sir Marrows. Cioè, muore lui. Quindi due Shurmano ormai. E loro non prendono danni perché giustamente. Non prende danni nessuno. Nessuno. Check! Termino. Sei in check? Certo. A più 3, a più 2. Ah, scusa, ti ho catturato uno per ogni volta che attaccavo. Sì. Mi scusi. 3, 4 e 5. Tu. Gioco lei. Prendi una shard, diciamo un'ambra. Ambra. 3 danni qua e 3 danni qua. Gioco lui che ogni suo vicino. Prende più 2 armatura. Più lui ha provocazione, più uno in forza. Grazie a questa. Sì, sì. La tavolozza della rotonda. E poi tipo questa. Ogni giocatore con 6 o più perde tutti gli Ember tranne 5. E mi tengo un Ember bonus per la sua. Sì. Vada pure. Non pesco più tantissimo. Ah, è vero che non. Ombre. Va. Gioco questa. Cosa fa? Si chiama Cronache del Crepuscolo. Se il tuo avversario possiede più Ember di te, pesca una carta. Se io possiedo più Ember del mio avversario, archivio una carta. Yazki Gang. Azione ruba 1. Ottengo 1 perché tu hai meno Ember di me. La carta si chiama Investitori Furtivi. E in più ottengo 2 shard. Chiaro Deso. Uh-huh. Pari il 5.
picchio lui. Moriamo entrambi se non sbaglio. Sì, meno qua. Moriamo tutti e due. Queste due picchiano lui e rimane due. 2, 2, 4, gli fai due danni. Ottieni 4 di Ember. 4 di Ember. Faccio così, posso usare una creatura amica. Vabbè. Tirai lui a lui. Lui picchia e muore perché ha fatto anche prima due danni con cosa. No, è l'altro. Te i tuoi cavi costano in più. Gioco alzati. Li chiami i Dis? Sì. Allora, lui torna qua. Sare, catturi Ruvo 1. I due, quello che curo. Quindi curo due su due di lui. Fidati. No, no, c'è scritto infliggi. Ti conviene perché altrimenti ti catturo uno. Sì, sì, esatto. E poi gioco tutto così. Ok, sei un po' incasinato, ma vabbè. Adesso un attimo insiste. Li giri che sì, sì, li rimettiamo a posto. Ok. Adesso li metto. Cioè, io forgio però. No? Perché forgio più 3. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 9 forgiato. E devo forgiare a 9, quindi niente. Sì? Dichiaro ombre e prendo gli archivi. Troppo da proteggere. Puttana, che palle. Non abbiamo più ombre qua, hai ragione. Me li dia tutti tranne 6. Vabbè, non ti servono le ombre. Te le do io. Sì, però una di suo sì. Grazie. Ti ho fatto un bel regalo. Eh già, il mio problema al momento è che gioco questo, te ne ridò indietro una. Grazie. Sono una persona buona, te ne ridò indietro una per ottenerne due. Grazie del regalo. Prego, check. Via queste. Orologio. Non mi ricordo cosa è quella carta del suo legge non c'è. Tutto questo cosa che al suo prossimo turno deve cederti i suoi ember rimanenti. Che fastidio. Mi cedi tutte le tue ember. Gioco. Ogni chiave che hai forgiato tu, io ottengo uno. Uno. Biblioteca, raccolgo, archivio uno. E passerei così. Sì. Giuste? Sì. Giuste. Prego, queste sono sue. Grazie, me le metta. Gliele servo lì. Okay. Grazie. Prego. Sono pigro, lo so. Dis, dis sto cazzo. Dis. Va bene, passo, mi forgio un altro. Chiamano i Marte. Gioco. Sì. Questo. Distruggo una creatura, un artefatto e una miglioria. Sto pensando, Joy, spacco quello. Spacco questa. E basta, perché miglioria non le ho. Migliorie non ne abbiamo. Penso tanto perché la faccio due danni esposto su un fianco qualcuno. Esposto su un lato del campo di battaglia qualcuno. Quindi devo tre danni sopra. Chi? Lui? Sì. Per quale motivo? Perché avevo attaccato con lui, ti ricordi? E allora aveva. Non due danni sopra, non tre. Adesso ne aveva due. Beh, adesso ne ha. Più altri due. Però l'armatura. Però. No, ma allora non ne prende. Gioco il mietitore Xignolang. Sì. E gli do questa carta, ottiene raccolto, infligge un danno per ogni Marte. Utilizzo la sciardina e adesso te ne stunno un paio. Due. Te ne stunno un paio. Questa. Okay. Che sono scemo perché abbiamo i segnalini di minchia. Ma non siamo abituati di solito. Quando giocavano amici. Sono qua, ce l'ho qui già. Vabbè, sono di uno di due. Tanto tu che non ti stordisco questo pazzo. Quindi... Uno e uno due. Termino. Io forgio Jack. E sono ancora in cerca. Io vado con i Dis, faccio due danni di lui. Picchio. Due. Picchio. Che ha lui? Signorino, dal raccolto devi metterle qua. No, non è vero, sto pensando una stanzata. Picchi con cosa? Con lui. Ah, non succede niente, non danno. Picchio così Jack. Uh-huh. Rimane a... Lui muore. E lui rimane a uno. Cioè... Raccolgo. No, devo destunarlo, scusi. Perché mi hanno stunnato. Destunni, destunni. E raccogli con Charlotte. Posso usare una creatura amica. La uso. E picchio lui. A te. Io ho... Più uno in forza. Sei un 5-2. Sì. Sei un 5-2, io sono un 5-1. Più un danno devi sopra. Fare 4 danni, sì, muore. Quindi ti riprendi anche queste. Sì, e lui rimane a... Lo sapevo che dovevo aspettare un turno per il troppo da proteggere. Me lo sentivo che dovevo aspettare un turno. Non ho nulla per riuscire a contrastarti. Ok. Vi faccio vedere, adesso facciamo vedere per quelli a casa. Se che chiamo Sanctum avrei questo ogni volta che previene un danno con l'armatura... faccio cosa, ma arriverei anche in forgiatura io, però non riesco a bloccarti la tua. Tu vabbè, non puoi io scartare. Ci arrivo tranquillamente. Sì, che posso scartarle. Sì, sì, non... io scarto, non ne scarterei due, ne scarterei solo una, però con lui attacco Charette. Mi riprendo queste. Muore. Mi riprendo queste, lui ha 3 danni. Sì. Te ne fotto un'altra, però solo una. Scarto lui, te ne catturo una su di lui. Mm-hmm. Ti faccio vedere come arrivo a forgiatura, poi tiro questa. Ah, spaccandoti le faccio shard. Uno, spacco queste due e ne ottengo altre 4. Sì. Però non riesci a rubare, dipende. Niente. Però questo potrebbe essere un metodo interessante. Che poi io avevo forgiato la seconda, non me la sono segnata, ma va bene. Se non ricordo male l'avevo forgiata la seconda. Sì. La seconda sì. Tanto dopo la faremo un po' per fuori. E purtroppo io non ho niente. Però, vedete,
L'ultima carta era un custode della cripta. No, lo sapevi perché. L'ultima carta è perché ne ho due. Bello sto mazzettino però. Ah, hai avuto culo perché se ho un altro custode della cripta chiudevo io. Vabbè, dato che abbiamo fatto tutti e due mazzi e se non video troppo lungo già, mi sa. Sì, già è troppo lungo. È già troppo lungo il video, però direi che ci siamo divertiti, noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Per finirla bene, per la bella. Per la bella, forse, se ne abbiamo voglia prima o poi. Sì, sì. Bene ragazzi, ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti.